Visita in provincia di Cagliari del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In mattinata il titolare del Viminale ha assistito presso l'istituto comprensivo statale 2 di Sinnai alla presentazione dei progetti Legalità e Cittadinanza Attiva e ha deposto nel vicino parco della memoria una corona di fiori in ricordo delle vittime di stragi mafiose ai piedi della targa dedicata all'agente di polizia Emanuela Loi. Il ministro ha poi raggiunto la prefettura di Cagliari per presenziare al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Giuseppe De Matteis. Abbiamo fatto un provvedimento di programmazione triennale che al momento prevede 452.000 nuovi ingressi, cioè quello è il modo di entrare regolarmente, perché è un modo che ovviamente è compatibile con quella che può essere anche l'interesse del nostro sistema economico. E poi, per carità, cioè, significa un'immissione nel nostro corpo sociale sulla quale non ci deve essere nessun pregiudizio e ci mancherebbe altro. Poi che questo possa essere la soluzione al trend demografico, io almeno personalmente non l'adotterei come sostituzione, come unica soluzione. Se il conflitto israelo-palestinese è molto preoccupante già di sé e anche per questo tipo di proiezioni, quindi c'è preoccupazione, ma dobbiamo anche lanciare messaggi rassicuranti, non abbiamo nulla che sia già alle porte. Uno. Due, l'Italia ha dimostrato di avere un sistema di intelligence e di specialisti su questo settore che è tra i primi al mondo. È sempre molto delicato per chi fa il ministro dell'interno, il prefetto, il magistrato, anche il sindaco, dire c'è o non c'è il fenomeno mafioso. Questo, grazie a Dio, è un territorio che per sua struttura sociale, diciamo, nei comportamenti che hanno sempre confrontato questa società, è stata sempre finora un elemento di refrattarietà rispetto al fenomeno mafioso tradizionale come l'abbiamo vissuto in altri contesti. Non è privo però di fenomeni, ho detto alcuni, il narcotraffico, alcune forme violente di propensioni criminali. Il problema è che mantenere un livello di attenzione tale da far sì che la mafia debba essere tenuta fuori il più possibile da un contesto come questo, che, come ha detto lei, peraltro non ha nelle sue tradizioni quello di essere terra di mafia.